quando è successo il fattaccio, che mi sono disperso nel deserto. Io sinceramente non ho mai avuto queste allucinazioni o altro. Ho visto, diciamo più che allucinazioni, ho vissuto dei momenti molto intensi. Ho parlato con gente che non c'era più. Ho trovato il modo di comunicare con loro. Io sono molto credente e credo che ci sia qualcosa dall'altra parte. Era da poco, era morto il mio allenatore di scherma e mio nonno. E il penultimo giorno, prima di trovare l'accampamento di Berberi, la sera mi sono trovato a parlare proprio con. In carne e ossa con mio nonno e con il suo biglietto. E è stato un parlare molto, molto pacato, molto intenso. È stato un dialogo che mi ha portato anche a avere molta serenità, come se fosse un incontro a tre, ecco, come se ci fosse un fuoco in mezzo a questo deserto e noi stavamo parlando. Io ero dentro un bidone. Diciamo di segnalazione, si discuteva proprio su come uscire fuori da questo problema e loro mi supportavano su tutto quello che io facevo presente che volevo fare. Parlare con loro è come se fosse la normalità assoluta. Evidentemente ero arrivato in un punto che potevo addirittura parlare proprio con loro tranquillamente. Non è una percezione, ecco, non è che io ho percepito che fosse era mio nonno, no. Erano proprio loro che mi davano forza, anche perché considero che era quasi l'ottavo giorno, era 8 giorni, ero molto stanco, ero molto indebolito anche, avevo perso 16 kg già, pesavo 47 kg, dovevo ancora camminare per un paio di giorni. E poi mi sono addormentato io e la mattina seguente mi sono alzato e ho fatto quello che ho sempre fatto, ho seguito la mia direzione, non l'ho cambiata perché volevo cambiarla, perché ero arrivato in un punto dove c'era una strada asfaltata, si vedevano i calchi di ruote da militare nell'affango, vedevo questa specie di stradone enorme di terra e ogni circa 400-500 metri c'erano questi bidoni enormi dei petroli, che stavano andando in una direzione ben precisa. Quando ho trovato questa strada, ho detto, beh, ora vado, seguo questa strada. Circa un chilometro, mi è rivenuto in testa questo discorso che facevano loro la sera prima. Il fatto che io il tracciato era quello che già era stabilito e non dovevo cambiarlo. Mi sono ricordato queste cose, sono tornato indietro dove c'era stato questo incontro con loro due, e ho proseguito, ho tagliato la strada, ho proseguito, dopo circa 2 ore e mezza ho trovato la tenda di Berber. Io ho vissuto 9 giorni e mezzo, e in questi 9 giorni e mezzo ho vissuto e ho capito anche che il deserto non è morto, se tu lo sai interpretare, tu lo sai vivere. Non muori. Se invece ti fai soffocare dal deserto, muori in pochi, 2 o 3 giorni, se non usi la testa, se non hai ordine nella tua mente e se non vai a scavare soprattutto nella tua mente, che noi abbiamo nella nostra testa, abbiamo tutto quello che l'uomo ha imparato da quando è sulla terra. Ce l'abbiamo in determinati scaffali dentro la nostra testa e al momento di, se tu sei così bravo, ti puoi uscire, ti puoi tirar fuori per risolvere un problema. Io
il problema della fame, il problema del mangiare, il problema del bere. Io ho bevuto le mie urine, ovviamente non ho bevuto le mie urine riciclate e riciclate e riciclate. Poi io ho mangiato la carne cruda, perché la carne cruda? Avevo i cerini, la potevo cuocere, ma se cuoci un qualcosa togli l'acqua e quindi non bevi. E qui un freddo cane, quando mi trovavo la notte dove c'era la sabbia, io facevo una gran buca lunga quanto il mio corpo, accendevo un fuoco, facevo la brace, la mettevo dentro questo sarco, poi la ricoprivo con della sabbia in modo tale da spegnerli questi carboni, però rimanevano caldi, poi mi ci mettevo dentro e poi mi coprivo, ma questo non me l'ha insegnato nessuno. Poi ho saputo che gli aborigeni fanno questo quando si trovano in difficoltà col freddo. Insomma, io ho fatto tante cose che non ho inventato io, ma che esistono senza sapere. Quando ero in Africa, di notte, nel deserto, si arriva anche a 0 gradi, anche a meno 1, meno 2, meno 3, col vento in più. E tu non puoi capire io l'energia che ho sprecato, che ho bruciato, non ho sprecato. Io ho vissuto dei momenti come l'uomo primitivo. Tu considera che mi sono perso mentre correvo col numero, pettorata, maglietta a maniche corte, pantaciclista. Nel deserto bruciato, zaino, sacco a pelo eccetera per fare segnali di fumo quel terzo giorno, poi sono stata tempesta di sabbia e quindi non hanno visto niente. Poi quando ero, io cercavo sempre di restare pulito per quanto potessi fare, perché poi senza acqua, senza niente, come fai a lavarti? Però io cercavo di essere pulito, avevo il dentifricio, quello che sono come il dentifricio, che io devo sentire, considera che poi non bevendo cominci a avere la melma in bocca, ti accorgi che il tuo corpo si autoalimenta. Lo vedevo io, che mi, piano. Poi c'è un momento che proprio lo vedi lo repentinamente, che dimagrisce, che il corpo va proprio per non morire, va a mangiarsi, c'è un'autolesione interna per sopravvivere e diventi sempre più magro, più magro. È molto importante. È importante perché ti sei pulito fisicamente e anche mentalmente a un certo punto. E soprattutto ti rende, ti dà la forza di essere sempre presente. Se ti lasci morire, se ti lasci andare, diventi sporco, la polvere, quello, quella, come il sub che fa apnea e la fa senza ragionare, perché se tu vai sott'acqua in apnea e a un certo punto passi il limite, tu muori affogato e non te ne accorgi. Devi sempre avere paura, la paura, io faccio gare a mare, ma io ho paura del mare, tantissimo. Io lo rispetto. Il rispetto si tramuta in paura. La mia giornata nel deserto era tutta programmata, scorreva molto velocemente. Io sapevo che a una certa ora non potevo stare sotto al sole, perché se stavo sotto al sole morivo. Quindi anche se non c'era diciamo un modo per coprirmi, quando io camminavo andavo verso queste nuvole, non era ancora l'ora X, però vedevo che precedentemente mi ricordavo che avevo trovato un riparo. Se io vedevo che alle 11 ancora c'era il deserto, ma poco prima avevo visto un riparo, io tornavo indietro e mi mettevo quel riparo. Saputo interpretare il deserto, no? L'ho amato, non l'ho disprezzato. Lui mi ha preso nelle sue braccia e mi ha aiutato a sopravvivere. Non mi ha fatto diventare polvere. Pensa, io correvo nel deserto, un'altra, non so se la quarta o la quinta maratona di sabbia che ho fatto,
Ero nel deserto più deserto, te lo giuro, guarda, che era. A un certo punto, messie, è spuntato un bambino così, piccolino, che correva vicino a me, voleva l'acqua, voleva, no? E io gli ho regalato la mia borraccia, perché loro acqua non è, loro sopravvivono, loro vivono, beh, ci sono i pozzi sicuramente nel deserto, però soprattutto vivono di latte di capra, perché gli unici animali che riescono a vivere nel deserto sono le capre, e gli unici animali che devono avere un qualcuno che li conduce sono le capre, e il dromedario lo trovi anche in mezzo al deserto da solo. E io infatti ho trovato questo pastorella quando sono salvato, visto lei da lontano queste caprette, e ho detto, beh, ce l'abbiamo fatta. Io sono rinato nel 24 aprile del 1994, perché ho trovato questo accampamento di bambini, questa pastorella che si è messa paura ovviamente quando l'ho visto, doveva essere orrendo, fantasma, guarda. E lei mi ha aiutato. Quando arrivavo in una delle zone dove potevo trovare riparo bene, allora avevo la bandiera, quindi la mettevo in una zona più alta per potermi far vedere se mi cercavano, poi cercavo dei pezzetti di legno per fare il fuoco, poi stavo attento, allerta, io anche quando dormivo con occhi aperti e chiusi, ma dormivo con rumori, cose. E poi la notte io impazzivo, c'era questo cielo, era uno spettacolo della natura, cioè là vedi veramente quanto è grande la vita, quanto è grande il mondo, quanto è grande la natura, quanto è bella. Io vedevo i satelliti, vedevo le stelle, no? tante stelle, perché erano tanta la luce che facevano le stelle, che quando non c'era la luna, io vedevo la mia ombra. Non c'era mai notte fonda, e mai c'è stata una notte nera, capito? Mai. Io potevo anche camminare di notte volendo. Infatti io camminavo molto la mattina presto, dalle 4:30-5, ovviamente non aspettavo altro che uscisse il sole, perché faceva freddo. Poi considera che il deserto, il 30% è sabbia, ma il resto è pietraia, è sterrato. Quindi non ti puoi coprire con le pietre, c'era sempre questo vento, il canto del deserto, no? Questo vento c'è sempre, è una bella musica, però quando poi c'è la tempesta, meglio che te ne vai. Questo era un muro giallo.